Ok. Qua. Qui addirittura ci sono dei cristalli. E un altro là. Bastardo questo. Vai! Vai a prendere questo. Sapevo che era qui. Non si vedeva, eh. Allora, qui ce n'è uno che bisogna portare. Allora, dov'è quel forziere lì? Un bel po' di cadaveri. Dai che andiamo qua. Dimmi cosa vedi. Beh, sembrano umani, non giganti. Già, ladri in cerca di tesori. Vedi le trappole? Oh sì, per fortuna le hanno fatte scattare. Spera che restino morti. Adesso però bisogna tornare indietro, a quanto pare. Pensavo fosse una scorciatoia questa, invece no. C'è una scorciatoia, una di quelle strade alternative, e poi si proseguiva di là, ma a quanto pare non è così. Questa è la strada principale, sembra. Poi, intanto torniamo là. Vorrei vedere anche dove è il forziere. Fa molto Dark Soul questo, dai. Questo è citazionismo. Un nuovo set di artefatti. Il gigante della montagna erano così creativi. Persino questi calici sono delle piccole opere d'arte uniche. Vediamo quanti riusciamo a trovarne. Sembrano rari e preziosi. E quella luce lì da dove verrebbe? Così. Allora. Un altro cristallo di luce. Sì. Ok.
Però non è questo che assurdi i simboli. Guarda questo posto. Sembra così... Simbolo del disprezzo. Volevo dire antico, ma va bene anche quello. Oh, 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 oh. Vabbè, qui da dove siamo venuti, qui c'è qualcos'altro. Insomma, bisogna stare molto attenti. Ah, eccolo qua. Però se l'ha spento. Ah, eccoli qua, le simboli. Una B, una N e una R. Qui mi è sembrato che si fosse... Ma no, cosa non faccio fare? Oh oh oh. Non c'è dentro niente. Che male ha fatto. Ok, qui c'è un altro. Fuoco in arrivo! Pelo. Allora, però mi sembra veramente strano che non sia caduto nulla da là. Non vorrei che non si vedessero da qua. Comunque diciamo BNR. Ok, qui c'è la R. Ma che non si vede una minchia. Qui c'è la N. Quell'altro dove era? Eccolo là. Perché? Perché scende? Cioè, non mi viene a dire che devo farlo da là? Per fortuna sembra che non siano a tempo. Fatto nemmeno nessun suono. Ciao biondo, ma perché PS? Non ho capito la domanda. Idromele.
2 di 3. Perché sto giocando sulla PS4, intendi? Perché God of War esiste solo sulla PS4? Non c'è proprio niente. Ah, no, ecco, vedi. Erano semplicemente invisibili. Perché non gioco su PC? Ma Biondo, God of War è un titolo esclusivo? E a parte che io ho tutte le console. Certo, certo. È della Sony proprio. Quindi non c'è verso. Quelli cosiddetti titoli first party. È sempre stato God of War, non è mai esistito al di là delle PlayStation. PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 e PSP. Vengono creati su PC, tutti i giochi vengono creati su PC. Poi hanno dei tool di sviluppo per cui li passano su console. Triste, che ci vuoi fare? Sarei più contento anch'io di giocarlo a 60 frame, almeno 60 frame se non 100. Ma il gioco non è di merda perché ovviamente gira sulla PlayStation, perché i God of War sono dei capolavori e i primi giravano sulla PlayStation 2, che è una merda quella. Dunque qua. Oh, questa è dura, Troll. Uno dei quattro cervi dell'albero del mondo. Sta di guardia all'entrata per Jotunheim mentre i giganti dormono. Pensi che sia ancora qui? Non lo so. No, Zack non esiste su PC in God of War. Ma non ci sono gli Uncharted, come non ci sono, non c'è Last of Us. Guarda qui, signor C. Una mappa. Ho già visto questa lingua. Appunti aggiunti. Non si può parlare al serpente, ma il suo astio nei confronti dei Aesir è evidente. Non potremo distruggere il tempio di Tyr finché ci sarà lui. Comunque, grazie alla sua presenza, il lago dei Nove ha completamente sommerso il tempio. Quindi il nostro obiettivo, ovvero impedire il viaggio tra i regni, è stato raggiunto. Il custode corvo. Chi è questo custode corvo? Ho fatto un po' di luce, ma non serve ad altro. Non li rompe nemmeno le anfore. Vabbè, andiamo di qua. Vieni. Qualche dubbio. Qui abbiamo finito. Allora si sale e qua c'è ancora il problema che per ora non... Ah, qua c'è un altro... Ah, non c'è dentro niente in realtà. Non c'era... No. Il picco è la nostra meta.
Dobbiamo salire. Ok, si passa di qua. Però la serve una torcia. Cioè, chiamiamola lampadina. Comunque, come solito, ribadisco che devono piantarla lì, fare il livello easy, facilissimo, il livello normale, chiamano così, e poi difficile. Qui ci stava assolutamente a livello intermedio, perché questo è facile, è facile. L'altro è molto impegnativo e rallenta anche appunto un po' il gioco se uno non ha voglia di... Wow, il picco più alto di tutti i regni. Mamma sapeva che era la montagna dei giganti. No, la sua richiesta si è rivelata più complessa di quanto pensasse. Dunque, si sale di là. Dai, non mi ricordo. Cioè, qui ci serve assolutamente... Vabbè, magari lo... magari al ritorno abbiamo modo di... magari al ritorno guadagniamo la possibilità di aprire quella porta lì e dopodiché prendiamo una lampadina Osram dall'altra parte. E lì? È un nome, credo. Ras Lir significa terrore. Azrael? Vabbè, chi o cosa può venire chiamato terrore? Incontreremo un boss. Che cos'è? Strano, c'è una candela avvolta da una corda e una specie di pelle d'animale. Forse una lanterna. Niente stoppino. Non ci serve. Il Bifrost illumina la strada. Chi ha acceso queste torce? I morti non hanno bisogno di luce. Stai attento. Ok, questa è la scorciatoia. Si vede che fa un po' meno caldo perché oggi le ventole della PS4 sono molto silenziose rispetto a una settimana fa. E noi siamo usciti di qua solo per questa cosa. Vabbè. Ehi! Smettila! Dai, stavo solo... Va bene. Cuore della montagna, immagino, sì. Dove siamo? Una miniera. Se questo va fino in cima, siamo vicini alla meta. Ripeto, voglio 10 giochi all'anno, tipo questo. Cos'è stato quella scossa elettrica ho visto sopra? Ci sarà qualcosa che possa percorrerli. Anche qua, quindi sì, per me qui troviamo, bisogna aprire il ponte che va di là, troveremo qualcosa per sbloccare. Come si azionerà l'artiglio? Dunque, là c'è un'altra di quelle... Non andrà da nessuna parte. Hammer trovate, 4 di 7.
l'ho scoperto. Camera nascosta di Odino. La mappa fa veramente schifo, eh? Questo devo dirlo. Ho già detto, ma in modo più gentile, ma che i giganti abbiano abitato queste montagne oltre ad averle scavate. C'è qualche rumore strano, mi sembra. Segno ingranaggi vicino a quella torcia. A cosa pensi che serva? Fare andare qualcosa? Ah, c'è anche una scritta. Cosa dice? Sì. Che strano. Che cosa? Qualcuno ha scritto solo Jotnar. Qualcun altro anche i nani. Scriviamo qualcosa. No. Ok, vuol dire che passano solo i giganti o solo i nani? Cioè, solo i giganti ma anche i nani. Là tra l'altro c'è un altro secchio. Quando arriveremo, invece dov'è che si andava? Ah, ok. So come funziona. C'è un gancio da un lato. E se sblocchiamo questo. Oh, ragazzo! Contrappesi. Oh no, la corda si è impigliata sotto la roccia. Sei stato avventato. Sì, è vero. Mi dispiace. Piccolo babbeo. Libera la catena. Forse possiamo trovare una strada lassù, dopo esserci sbarazzati di quelle cose. Beccati questo. Innanzitutto questo attacco infame. Perché poi di per sé sei immortale. È stronzo? Vabbè. Qua. Che dire, è veramente notevole. Wow, che posto immenso. Ovvio, è una montagna. No. Ok, c'è anche lì sotto. Ah, mi chiedevo chi avesse svegliato ogni dannato Drogher sulla montagna. Dovevo immaginarlo. Sì, qui è piove già da. Hai saputo come evitare l'alito nero? Non pensare che avrei potuto farvelo evitare, bisteccone. Io so come evitare quasi ogni cosa, soprattutto quassù. Tempo addietro era la mia gente a gestire questo snodo. Migliorarono le trappole per Jotnar e idearono altre soluzioni.
Perché credete che fossero così subdole? Perché ci penso, occhio alle trappole! Per caso vi siete imbattuti in un tipo trasandato, alto, insensibile al dolore, che sembra ubriaco ma che probabilmente è solo scemo? Come pensate che mi senta? Se volevo fare affari con gli Aesir, aprivo bottega fuori da un bordello. O un'arena. O un'arena di bordelli. Un'arena di bordelli. Ho detto Aesir, come gli dèi. No. Fate molta attenzione, voi due! Le strade brulicano di orde di morti più del solito, ultimamente. Hai detto? L'unico peccato è che quando fanno giochi di, come dire, di avventura, mezza esplorazione, in realtà trovi subito le vie senza dover indagare troppo. Questa cosa c'era nei primi Tomb Raider, ma è passato tanto tanto tempo da quella logica. Siamo passati da giochi che non guidavano, anche il primo World of Warcraft per dire, a giochi ormai che hanno GPS integrato. Altre trappole. Oh, una galleria troppo piccola per te. Entra. Ok. In realtà dovevo andare avanti in teoria di là, però. Vediamo cosa ci. Stai bene? Certo. Ah, no, invece possiamo andare avanti di qua, mi sa. Che gli ha fatto un ferro. Ah, eccoli qua i lupi. Ma no, è partita la ulti. Che errore della madonna. È partita la ulti perché avevo tenuto premuto la corsa. Che ne dici? E quindi non premuti tutti e due. Ragazzo, c'è sta roba qua? A me questo non diventa rosso, no? Non è di quelli che alternano. Che dire. E questo angolino? Cos'era quel suono? Questo uccellino, secondo ok, allora qui c'è da spingere questo affare. Riesci a spostarlo? Sembra un po' pesante. Ci riesco. Si muove. E siamo bloccati. Il carrello è ancora attaccato. Lo vedo. Bene. Andiamo. Ah, qua c'è un altro di quei. Ah, qua non si può entrare.
Vabbè, tanto spingiamo un carrello. Ci siamo. Allora non bisogna spingere fino a lì. Ok, magari sfondassimo la porta, ma dice. Non è così. C'è davvero molto da vedere qui. Ma quella. No, eh. Forse andando più in alto. Dove siamo arrivati questo? No, no. Guarda, un'altra lanterna. Rotta, lascia stare. Ma cosa potrebbero servire? Ah, ok. Abbiamo fatto appunto il giro. Lo sento. Ok, questi si aprono dalla parte opposta. Va bene. E lì come si sale? Non da qua. Da che parte? Ma ti levi da lì. Ecco qua, per esempio, non sta facendo i 30 frame. Ok. Non sta facendo i 30 frame.